Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio di Muscola Vita. Nel video di oggi vi parlo di come ho fatto a crescere il mio petto, che è sempre stato un punto debole da un anno fa a oggi, che secondo me ci sono stati dei cambiamenti veramente grandi e ho applicato tanto di quello che è uscito come nuova ricerca scientifica. Ho pensato di farsi un video e di farvi capire esattamente cosa potete fare anche voi in termini pratici nel vostro allenamento per far crescere il vostro petto, soprattutto se è un punto debole, soprattutto se è un punto carente. Mi raccomando, prendete penna e diario e scrivetevi giù queste cose. La cosa più importante, se volete scartare tutto il resto che dirò in questo video, è la progressione. Quindi qualsiasi cosa state facendo per il vostro petto, mentre state facendo le flessioni a casa oppure fate solamente panca, oppure qualsiasi cosa, se volete scartare tutto il resto, mettetevi in testa che la progressione, il sovraccarico progressivo, diventare più forti col passare del tempo, è ciò che provoca la maggiore crescita muscolare. Quindi tu a lungo termine devi aumentare la tua forza, che vuol dire, se stai usando magari i manubri per fare una panca, aumenti col passare del tempo il carico di quei manubri. Se invece stai a casa e stai facendo le flessioni, magari hai fatto 20 flessioni oggi, col passare del tempo devi riuscire a fare più flessioni. Questo è il sovraccarico progressivo, quindi la cosa più importante non ve la dimenticate. Ora voglio parlare in termini di volume, frequenza e intensità, che sono le tre variabili fondamentali per la crescita muscolare in un natural. Partiamo subito con la frequenza. Ogni quanto dovresti colpire il tuo petto per farlo crescere in modo ottimale? Una nuova ricerca è uscita che dice che dovresti colpire ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana. Puoi anche colpirlo 3 volte a settimana, ma non apporta benefici rispetto a solamente colpirlo 2 volte a settimana, mentre colpendolo 2 volte a settimana è meglio e provoca maggiore crescita muscolare rispetto a solamente 1 volta a settimana. Cosa vuol dire questo? Che tu, se stai allenando il tuo petto in monofrequenza, ovvero entri in palestra, fai una seduta solamente di petto, lo distruggi con 1000 esercizi ma poi non lo rialleni per un'altra settimana intera, non è il modo ottimale per farlo. Dovresti colpire e avere 2 sedute in cui alleni il tuo petto, magari non così intensamente, non così proprio allo sfinimento come faresti in monofrequenza, un po' più in maniera controllata, ma dividere il volume in 2 sessioni settimanali. Potete anche farlo in 3 sessioni, ma io ho notato che riducendo da 3 a 2 riesco a progredire più facilmente, di conseguenza ho notato maggiore crescita muscolare. Quindi multifrequenza, colpite il vostro petto 2 volte a settimana. Parliamo di volume, quanti set settimanali dovete fare per il vostro petto? Dovete più o meno pensare di colpire tra i 10 e i 20, ma anche 25 set a settimana per il vostro petto. Metti che quindi dividete il volume nelle 2 sessioni in cui colpite il vostro petto, cosa vuol dire? Dovete provare a colpire tra le 5 e le 10, 12 serie ad ogni sessione per il vostro petto. Questo ovviamente può includere 1, 2, 3 esercizi, io di solito ne faccio 2, faccio magari 4 set, 2 esercizi e poi il terzo esercizio faccio magari 2 set, ad esempio inizio con la panca piana, faccio 4 set lì, passo magari ai manubri inclinata, faccio 4 set lì e poi mi lascio 2 set di push-ups al massimo per arrivare al limite, quindi faccio una roba del genere. Mi concentro sui fondamentali all'inizio e faccio più set per quelli e poi magari dopo penso a fare i chest crossovers, chest flies, push-ups, dips, eccetera, eccetera, quasi allo sfinimento. La cosa importante è che ogni set, quindi questi 10-20 set settimanali, una cosa, c'è una progressione, quindi iniziate dai 10 set e arrivate piano piano aumentando fino ai 20 set in base anche al vostro livello. Se siete principianti iniziate con 10 set a settimana e aumentate da là, se siete intermedi un po' più avanzati potete partire con 15-20 set, aumentate in continuazione finché non arrivate a un punto in cui veramente non riuscite più a aumentare, vuol dire che siete arrivati in sovrallenamento e da lì diminuite i set, perché è meglio stare in un range e non andare in sovrallenamento. Quindi questa è una guida generale, voi dovete progredire col volume. Cosa intendo per i 10-20 set a settimana? Quali conto? Non conto i set di riscaldamento o di preattivazione, quindi quando state lavorando per riscaldarvi, quelli non li conto. Questi set sono set portati ad intensità alta in cui arrivate 3-2, una ripetizione dal cedimento muscolare, quindi quella è una buona intensità e per quello dovreste contare dai 10 ai 20 set, tutto il resto è aggiuntivo e va bene. Terza variabile importantissima, l'intensità. Troppa gente arriva da me e mi fa vedere che sta facendo delle schede, e facevo anch'io la stessa cosa così, in cui alleno magari il petto solamente con le ripetizioni, tra le 8 e le 12 ripetizioni. Questo è un rep range limitato e non vi permette di costruire tutto il muscolo, non vi permette di stimolare sia le fast twitch muscle fibers che le slow twitch muscle fibers, perché ovviamente il nostro muscolo è composto da 2 tipi di fibre diversi, uno per l'intensità alta e di breve durata e l'altro invece per una durata più lunga, quindi più endurance però con intensità più bassa. Se tu vuoi
stimolare al massimo questi due tipi di fibre, devi incorporare un rep range più ampio, quindi non solo restare tra le 8 e le 12 ripetizioni, ma andando anche dalle 4 alle direi 15 ripetizioni. Se vai oltre i 15 poi diventa un pochino inefficiente in termini di durata. È vero che puoi accumulare più metabolites, ma le ripetizioni, se fai 15 ripetizioni, quelle veramente efficienti e effettive saranno solamente le ultime, mentre le prime sono solamente per andare a stancare il muscolo, che quindi non apporteranno così tanta crescita muscolare. Quindi per questo motivo meglio aumentare il carico e restare tra le 4 e le 15 ripetizioni. Ciò che mi piace fare a me è fare una seduta di forza e una seduta di ipertrofia. Nella seduta di forza mi concentro maggiormente sulle ripetizioni dalle 4 alle 6 ripetizioni, magari mi spingo anche alle 8 ripetizioni, e qua penso veramente a progredire col carico, aumento il carico e col passare delle sessioni provo a diventare sempre più forte. Nella seduta invece di ipertrofia penso alla mind muscle connection, quindi a focalizzarmi veramente sul petto quando faccio gli esercizi, e questo è stato provato e viene provato ogni giorno, che anche dalla ricerca scientifica non è un mito di broscienza. Se tu pensi al muscolo e stai lavorando, apporterà maggiore crescita muscolare o può apportare maggiore crescita muscolare. Quindi nella seduta di ipertrofia mi concentro sulla contrazione muscolare, carichi un pochino più leggeri, direi medio alti, non alti, e magari dalle 8 alle 10 alle 12 ripetizioni per i movimenti appunto di composti panca, weighted dips, panca inclinata con manubri o bilanciere, e poi invece per i movimenti tipo push-ups, quelli più di isolamento, push-ups, chest flies, mi porto anche 12-15 ripetizioni. Bene, ho parlato quindi di progressione, cosa principale, fondamentale, ho parlato delle tre variabili più importanti di come stilare il vostro programma, quindi volume totale settimanale, frequenza e intensità. Vi ho detto come faccio io, che ho una seduta di forza, una seduta di ipertrofia. Vi dico solamente qualche consiglio per concludere il tutto. Ho notato molta crescita da quando ho iniziato a focalizzarmi sul petto, da quando ho cambiato la mia forma dei movimenti, provando veramente a sentire una contrazione sul petto. Da lì devo dire che ho sentito il mio petto che veniva più coinvolto nei movimenti in maniera giusta e ho notato una maggiore crescita muscolare. Seconda cosa, sulla panca ad esempio inclinata o piatta con i manubri potete veramente andare in una distensione fino in fondo e mantenete un secondo in fondo al movimento per poi tornare su. Facendo questo stai evitando di usare il momentum, stai evitando di semplicemente usare il rimbalzo, e pausando sotto e poi tornando sopra stai letteralmente usando i muscoli pettorali, ed è così che io ho notato molta crescita da quando lo sto facendo. Un altro consiglio: non andate a sfinimento su ogni serie, fate come vi ho detto nelle serie dei movimenti composti, rimanete dalle 3, 2, 1 ripetizioni dal fallimento. Se poi dovete fare i push-ups a fine sessione potete andare a sfinimento, perché lì comunque non andrà a influire troppo negativamente sul vostro sistema centrale nervoso, riuscirete comunque a recuperare. Niente, penso di avervi detto tutti i miei consigli secondo la ricerca scientifica nuova più recente. Spero vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, ascoltatemi, non ascoltate altri broscienze là fuori. Se avete un petto carente fate così, vi prometto che crescerà. Dovete progredire, ascoltate i miei consigli, perché l'ho fatto io stesso. Avevo un petto inesistente e adesso quasi pari al resto dei miei gruppi muscolari. Quindi voglio ringraziarvi tantissimo per la visualizzazione, lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, qualsiasi altra cosa lasciatemela nei commenti. Se avete dei consigli che magari avete utilizzato voi, mi farebbe piacere. Niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!